A proposito, posso spendere due parole appunto sulla terapia metadonica, che ancora ora suscita molte polemiche, molte incertezze, ancora oscurata, no? Questa parola metadone, Eh in sì. contro le comunità terapeutiche? Purtroppo, sì, lo stigma che riguarda la malattia tossicodipendenza e in generale le malattie che hanno a che fare col perdere il controllo, insomma, su una sostanza e su un comportamento, perché mi dimenticavo all'inizio di dire che in realtà questi servizi si dovrebbero occupare anche di dipendenze cosiddette senza sostanze, cioè di dipendenze comportamentali come soprattutto il gioco d'azzardo, secondo alcuni anche disturbi della condotta alimentare, insomma, insieme alla salute mentale. Quindi in realtà, diciamo, il campo di intervento è sempre più vasto. Per quanto riguarda gli interventi farmacologici e comunque gli interventi che il servizio pubblico garantisce, sicuramente ritornando un po' al problema dei pregiudizi e dello stigma che riguarda non solo il malato ma anche lo strumento che abbiamo a disposizione, il metadone è un ottimo farmaco, questo non è che lo dico io, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che purtroppo, diciamo, non gode di una buona, di un Reputazione. buon, sì, di una buona reputazione, diciamo, ci sarebbe da fare tutto un intervento di marketing come si fa per altre cose. Il farmaco metadone, se usato rispettando chiaramente le indicazioni, le posologie, quindi usando il metadone che ci vuole sul singolo caso, quindi il dosaggio deve essere quello adeguato alla singola persona, cucito su misura, come si dice. Se è utilizzato in questi termini e c'è da parte del tossicodipendente la consapevolezza della propria malattia e l'accettazione di questo tipo di terapia, è sicuramente il farmaco di scelta nella tossicodipendenza da eroina. Oggi abbiamo a disposizione, fra l'altro, anche un'alternativa che è la buprenorfina, il Subutex, che non ha, diciamo, proprio le stesse indicazioni del metadone, ma che in alcuni tossicodipendenti da eroina può essere addirittura un farmaco più accettato, quindi migliore dal punto di vista del risultato dell'intervento. Purtroppo, parlando sempre di farmaci, per la droga che sta emergendo, cioè la cocaina, non abbiamo ancora delle prove, delle ricerche scientifiche che dimostrano un'efficacia di un particolare principio attivo. Oggi si stanno sperimentando alcuni tipi di farmaci, anche qui in Toscana, però siamo ancora un po' lontani, ecco, dall'avere un farmaco così efficace come il metadone o la buprenorfina nella tossicodipendenza da eroina. Per quanto riguarda, ecco, la cocaina, ma anche i tossicodipendenti da eroina che non ottengono risultati adeguati e soddisfacenti con il trattamento farmacologico, sicuramente gli interventi di tipo comunitario possono essere un'ottima strada. Anche lì però quello che conta è l'approccio motivazionale, quindi la persona deve avere la consapevolezza e deve accettare quel tipo di percorso. Anche le comunità, se vengono imposte, hanno scarsi risultati. Questo ormai la ricerca, ma anche l'esperienza sul campo ce l'ha insegnato. Quindi bisogna lavorare molto sulla motivazione del tossicodipendente, sia da eroina che da cocaina, sia dell'alcolista, per far sì che accetti quel tipo particolare di strada. Poi è importante averne tante di alternative, quindi ben vengano altri principi attivi, altri farmaci, altri percorsi. Per esempio, io, come vi dicevo all'inizio, ho un'esperienza ancora più lunga sull'alcolismo. Quello che fa secondo me la differenza nel trattamento dei problemi alcol correlati rispetto ai tossicodipendenti è il fatto che nel campo dell'alcolismo i servizi pubblici come il nostro possono collaborare sul territorio con delle esperienze, soprattutto di automutuo aiuto, penso ai club alcolisti in trattamento, dove faccio anche io volontariato, agli alcolisti anonimi, che sono un'ottima rete appunto di autoaiuto e che in collaborazione con l'intervento professionale del servizio pubblico danno dei buoni risultati. Ecco, anche nel campo della tossicodipendenza ci vorrebbe di più questa possibilità sul territorio, come si dice, di empowerment, cioè di responsabilizzazione e quindi anche di utilizzare le parti sane anche del tossicodipendente in modo che accetti di più anche l'intervento professionale. Quando vi inviano un ragazzo, diciamo, preso con hashish, erba, no? Ve lo invia la prefettura, quali sono quelle misure che vengono da voi adottate?
qual è il percorso? Per quanto riguarda i programmi prefettura, quelli che erano nella legge, l'articolo 121 e l'articolo 75, cioè la segnalazione semplice, che era un po' come il cartellino giallo, insomma, dell'arbitro nella partita di calcio, oppure il cartellino rosso nel caso dell'articolo 75, oggi con la legge 49 del 2006, la Fini Giovannardi, in realtà le cose dovrebbero essere un po' cambiate. Stiamo ancora con le prefetture cercando un accordo in base al quale evitare di dare subito la sanzione, perché la nuova legge, la Fini Giovannardi, prevederebbe subito il cartellino rosso e quindi subito la sanzione amministrativa. Noi appunto abbiamo un accordo anche con la prefettura di Lucca, in base al quale accordo diamo una chance comunque a chi viene pizzicato dalle forze dell'ordine o con erba, hashish, marijuana, ma anche con cocaina, e gli si dà un tempo che in genere è di 6 mesi, entro il quale la persona dovrebbe dimostrare, facendo controlli urinari e un programma al CERT, di aver risolto questo problema. Quindi evitare che, se è un consumo occasionale e solo ricreazionale, scatti subito la sanzione, il cartellino rosso. Però questa è una cosa ancora un po' da costruire. Chiuderei chiedendole se può dire qualcosa sul rapporto vostro, diciamo, con le famiglie dei tossicodipendenti, e cosa direbbe, diciamo, a una famiglia che scopre il figlio tossicodipendente, a chi direbbe di rivolgersi? Ma sicuramente quello della partecipazione delle famiglie è un aspetto fondamentale. Io dicevo dell'esempio nel campo dell'alcolismo, dove effettivamente le famiglie, specie nei club alcolisti in trattamento, sono un'ottima risorsa. Nel campo delle tossicodipendenti è un po' più difficile far partecipare, questo me lo dicono anche i collaboratori nostri delle comunità, del CES di Lucca, eccetera. Sempre più difficile far partecipare le famiglie, però credo che sia un aspetto fondamentale. Se uno ha intorno a sé dei familiari che lo aiutano, i risultati sono sicuramente migliori. Ai familiari mi sento di dire che non si devono perdere di coraggio e che devono sicuramente chiedere aiuto, innanzitutto direi al proprio medico di famiglia come primo accesso. Poi ai servizi che in rete sul territorio ci sono, non solo il servizio pubblico, che come vi dicevo all'inizio ha un po' purtroppo dei pregiudizi, delle etichette nell'opinione pubblica, ma ci sono nella nostra Versilia anche delle alternative, c'è il progetto Comunità Aperta gestito dal gruppo SIMS del Comune di Pietrasanta, ci sono le comunità terapeutiche accreditate nel nostro territorio, la sede di Nocchi e di Bicchio, del CES di Lucca, ci sono queste realtà che riguardano soprattutto il problema dell'alcolismo, che sono appunto l'ACAT Versilia con 6 club alcolisti in trattamento attivi, gli alcolisti anonimi e i familiari di alcolisti, il gruppo La Nonna a Viareggio. Quindi in realtà, ecco, qualche sportello aperto c'è il centro Pasciamama, sempre, che è un progetto gestito da operatori del CES di Lucca qui a Lido di Camaiore. Diciamo che è importante che sia i medici di famiglia sappiano di queste opportunità, sia appunto i familiari e gli stessi utenti sappiano che in caso di bisogno la cosa più sbagliata è quella di isolarsi, di tenersi il problema nascosto finché proprio poi non esplode, o con un arresto, o con un ricovero perché c'è stato un incidente stradale, eccetera. Quindi l'importante è chiedere aiuto. Più precoce è l'intervento, migliori sono i risultati. Poi, ecco, un'altra cosa che mi sento di dire è che è importante investire sulla prevenzione. Se ci si riempie molto spesso la bocca, io finora ho parlato soprattutto di cura, di assistenza, ma la prevenzione non può riguardare solo i professionisti del CERT o delle associazioni che collaborano col CERT, deve riguardare tutti i cittadini, tutti ci dobbiamo sentire responsabili rispetto a promuovere la salute e quindi impegnarci come singoli cittadini a far sì che le scelte di vita più salutari siano quelle più facili, che è un po' lo slogan del documento Guadagnare Salute, che io condivido in pieno. Grazie.